La scelta del luogo non è certo casuale, visto che proprio la zona della stazione ferroviaria, insieme a quella della Movida, nel centro della città, è stata teatro di vari episodi a carattere violento. Ecco perché l'amministrazione comunale di Pescara lavora alla realizzazione di un posto fisso della Polizia Municipale proprio nei silos situati nel piazzale del Terminal Bus. Oggi sopralluogo tecnico con esito positivo e entro una ventina di giorni dovrebbero essere completati i lavori di ripulitura. Sì, il sopralluogo è stato assolutamente positivo. Il comando dei vigili urbani è soddisfattissimo di questo importante punto di riferimento che noi attiveremo nei prossimi giorni, non appena i silos saranno ripuliti, perché è fondamentale avere al centro della città un presidio di forze dell'ordine, perché questo potrà diventare anche un punto di riferimento per le altre forze dell'ordine. I cittadini ce lo chiedono, c'è un'esigenza di sicurezza e noi immediatamente ci siamo mossi per fare in modo che anche al centro della città, nella zona più critica, quella della stazione, ci sia questa possibilità, un punto di raccolta informazioni, denunce, un punto di attenzione per le situazioni criminose o di delinquenza che avvengono nella zona centrale. Quindi ci muoveremo immediatamente perché questa risposta dobbiamo darla ai cittadini. Anzi, la meraviglia è che non sia stato già attivato perché questa struttura è chiusa da almeno 3 anni, invece deve essere un punto vitale in questo momento per la sicurezza in città. In questo periodo di episodi violenti ce ne sono stati troppi, i cittadini ci chiedono una risposta all'esigenza di tranquillità e noi gliela diamo intervenendo immediatamente con questo presidio che installiamo da subito nei prossimi giorni e poi lo abbiamo detto, interverremo sul controllo della città attraverso telecamere intelligenti. Il 2020 sarà l'anno della svolta perché avremo le assunzioni straordinarie dei vigili urbani, perché l'intenzione mia è fare un piano di assunzioni importante in modo da rafforzare il corpo di polizia municipale che oggi è sottodimensionato e poi il controllo del territorio a 360 gradi.